farvi vedere un'altra cosa che ho preso a Lucca, che per me è stata sicuramente la sorpresa più non piacevole, quella che non mi aspettavo perché non l'avevo vista e non sapevo com'era. Sapete che è stata presentata a Lucca una felpa di Zagor. Questa felpa viene consegnata per chi la vuole in una scatola. La scatola che contiene questa felpa però può essere venduta anche separatamente. Decisione secondo me giusta perché quella che vi sto facendo vedere è proprio la scatola di cartone che contiene la felpa che io ho comprato appena vista perché secondo me è veramente bellissima. Qui la vedete da montare. Vi faccio vedere, ecco. Così poi verrà montata. Vi faccio vedere i quattro lati. Lateralmente andranno poi questi due, quindi ora con una mano sola non riesco a farvi vedere, comunque ho capito, queste sono le parti laterali e questa è la scatola che viene montata. Il cartone è veramente molto spesso, è un doppio ondulato, si dice in gergo, io vengo dall'imballaggio, li conosco bene, ed è veramente rigida e dura. La cosa comoda è che il formato, non so se volutamente o no, è giusto per poter metterci dentro i fumetti, cioè una volta che la scatola è montata, poi casomai ve la faccio vedere anche montata, il coperchio si apre dall'alto così, questi poi rimarranno laterali, scusate, non ve l'ho montato, insomma, intanto non è difficile da capire, questi si incastrano, quindi avrà un'apertura dall'alto e all'interno si possono mettere vari fumetti, ne so, gli speciali, il Zagoro, qualsiasi altra cosa. E io devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso perché è veramente, veramente bello. Ha un colore molto grezzo, rustico. Queste sono le parti laterali, vedete, c'è anche scritto Zagor in secondo piano. E secondo me è veramente, veramente bella questa scatola, quasi sprecata per la felpa. Mi è piaciuta, mi è piaciuta, ve la consiglio.